disperazione nei loro volti, ma soprattutto c'è rabbia nelle loro parole, la rabbia dei lavoratori del gruppo Ali Group, che non sanno cosa accadrà nel loro domani. Questa mattina hanno deciso di protestare, hanno dato vita ad un lungo corteo che è partito da Piazza Verga ed è giunto fino in prefettura. E proprio in prefettura hanno chiesto a Sua Eccellenza il prefetto di poter avere un confronto, di poter instaurare un dialogo per far sì che il prefetto diventi il tramite con la magistratura e con non tutti gli altri gruppi che dicono che vogliono acquistare questi punti vendita, ma che poi al momento finale si tirano indietro. Sono 54 i punti vendita che dovrebbero essere acquisiti, ma in realtà si parla solo dell'acquisizione del 50%, anche se, dicono i lavoratori, queste stesse conferme devono essere smentite, perché non c'è nessuna certezza sull'acquisizione di questi nuovi punti vendita. Cosa porta tutto ciò? Porta che migliaia di famiglie sono alla disperazione, migliaia di famiglie non hanno più i soldi per andare avanti, non hanno più i soldi per comprarsi bene di prima necessità, e lo sentiamo proprio dalle loro parole, dalla rabbia, dalle manifestazioni che hanno fatto questa mattina e che continueranno anche con lo sciopero della fame, perché vogliono che la magistratura e le istituzioni siano loro vicine. A noi non ci rappresenta nessuno, la comunicazione tra l'azienda, i sindacati e gli operai è quasi nulla. Noi chiediamo al prefetto e a Crocetta maggiore trasparenza, che scopra di chi sono le responsabilità, e vogliamo che la gente che ha sbagliato paghi, perché dietro i numeri ci sono le persone, le famiglie, la disperazione. Non ce lo dimentichiamo mai, non lo dimentichiamo mai. Queste persone che siamo qua, non siamo qui a perdere tempo, siamo qui perché siamo disperati, disperati. Arrivano le bollette, arrivano di tutto e non siamo in grado più di fronteggiare neanche la quotidianità. È una vergogna. Per quanto riguarda questi 6 mesi di silenzio da parte soprattutto dei vertici aziendali, non vi danno spiegazioni, non vi spiegano come si è potuto arrivare al fallimento? No, ci chiedono di pazientare, ma la pazienza ormai è finita, perché stiamo e protesteremo ad oltranza. La nostra fiducia è stato stare bene in silenzio, e il silenzio ci ha portato a questo. Adesso parliamo, e voglio che qualcuno ci risponda a tutte queste domande. Vogliamo sapere che fine faremo, 1600 famiglie. Voi dite, appunto, volete agire con dignità, ma la vostra dignità però non è stata ascoltata. No, la stiamo perdendo, ce l'hanno fatto perdere loro. Loro come punto vendita ci hanno sempre detto che dovevamo agire con dignità, ma loro ci hanno abbandonati, adesso basta, la dignità da parte. Per quanto riguarda i 27 punti vendita però c'è la voce che forse hanno smentito. È smentito, dicono così per tenerci cambi, ci hanno detto sempre di stringere la cinta, ero 130 kg, sono 75 kg, vergognatevi! Voi siete in rappresentanza del centro Sicilia, uno dei centri più grandi, uno degli ipermercati più grandi, e anche lì è quello che rischia al momento di essere chiuso, già per loro noi da una settimana dovremmo essere chiusi, invece noi stiamo facendo occupazione nel punto vendita proprio perché non vogliamo che chiudano, noi non vogliamo perdere il lavoro, vi dovete mettere una mano nella coscienza, perché abbiamo figli e famiglie da sfamare e da continuare, noi vogliamo il nostro lavoro. È un momento difficile quello occupazionale, è inutile ribadirlo ancora una volta, però le istituzioni sono ferme. Questo è l'ultimo dei tanti casi, sono lavoratori Ali Group che non hanno avuto risposte per il loro futuro. Sono preoccupati, stiamo parlando di migliaia di famiglie, senza calcolare l'indotto e cosa si creerebbe come danno anche all'economia siciliana. Sì, ma purtroppo l'abbiamo detto tantissime volte, non sappiamo più a chi rivolgersi, c'è bisogno di fare presto e bene le scelte. Noi comprendiamo tutto, abbiamo rispetto di tutto, dalla magistratura, degli enti, degli organi preposti, però in questa vicenda è da 6 mesi che le persone vengono tenute in agonia, è umanamente insopportabile, inaccettabile, non condivisibile, come lo dobbiamo dire? Poi non ci vengono a dire quando, ahimè, succedono dei fatti di grande disperazione, di chi sta e dove sta la responsabilità.